Buongiorno, oggi prima di parlarvi di questi 6 metodi per guadagnare online che avrete letto sicuramente dal titolo, voglio partire da un presupposto, ovvero stai guardando questo video per trovare cosa? Stai cercando di trovare un lavoro a tempo pieno, un lavoro che ti possa garantire una stabilità economica? Purtroppo questo qua, nel 99% dei casi che ti spiegherò, è un video non opportuno, perché i metodi che ti spiegherò sono metodi che ti permettono di integrare quello che è un tuo reddito già. Oppure se sei, che ne so, un ragazzo minorenne o che magari uno studente universitario, puoi integrare quello che è la tua paghetta o qualcosa del genere. Ci tengo a precisare poi che io non sono un consulente finanziario, sono semplicemente un appassionato di economia e lavoro in questo ambito perché lavoro in una società di consulenza e contabilità per le aziende e quindi diciamo che mastico un po' queste cose. Questi sono 6 piccoli metodi che ho provato io nel tempo che ho reputato fossero i migliori, tra virgolette. Prima di cominciare però vi ricordo ancora una cosa. Questo qua sarà un video riepilogativo. Vi farò vedere i 6 metodi, ma nel breve. Se volete vedere un video particolare in cui spiego dettagliatamente metodo per metodo, vi chiedo cortesemente di scrivermelo qua nei commenti. Io, se vedo che è richiesto dalla maggior parte di voi, allora ve lo faccio. Magari chiedete solo quelli più interessanti, non so, magari quale a voi interesseranno di più. Partirei con il primo, che è il dropshipping. Il dropshipping è un metodo di vendita e funziona così. Se vogliamo fare una esemplificazione italiana, sarebbe la triangolazione, diciamo. Quindi voi cercate di vendere qualcosa che non possedete di fatto. Cos'è che farete voi? Andrete magari su qualche sito, ad esempio Alibaba, Amazon, eBay o altri e-commerce, e cercherete di comprare un prodotto e rivenderlo su un'altra piattaforma, ovviamente guadagnandoci sopra. Ma qual è il vero guadagno? È che di fatto voi non possederete mai il prodotto. Facciamo un piccolo esempio, prendiamo un iPhone. Prendiamo iPhone 11, trovate l'iPhone 11 su Amazon a circa 900 euro. Allora poi fate una breve ricerca, andate su eBay ad esempio e vedete che l'iPhone sta a 1200. A questo punto dite, se, perché comunque magari non tutti conoscono, è difficile, ma non tutti magari conoscono Amazon e quindi magari qualcuno che è abituato a comprare su eBay comprerà, se vuole un iPhone lo comprerà su eBay ad esempio. Quindi cosa farete voi? Metterete un annuncio su eBay dove mettete un iPhone magari a 1100 ad esempio, scusate, sono tutti numeri a caso, lo metterete a 1100 e poi una volta che vi arriverà un acquisto, una volta che qualcuno acquisterà il telefono su eBay, voi comprerete il telefono su Amazon e lo spedirete direttamente a quella persona lì. E di fatto il vantaggio è che non avrete costi, perché di fatto voi comprerete l'iPhone su Amazon solo dopo averlo venduto su eBay. Poi la spedizione ci penserà Amazon, perché voi nel momento in cui andate a comprare il telefono su Amazon, cos'è che fate? Inserite l'indirizzo di spedizione del cliente che vi ha acquistato il telefono su eBay. Sicuramente un vantaggio di questo metodo è che di fatto non avete costi e se riuscite a trovare dei prodotti buoni ci fate anche dei buoni guadagni. Il contro è che ci vuole partita IVA, purtroppo. Potete provare magari uno o due casi, ma cioè, se lo fate uno o due volte l'anno, allora ci può stare. Non so effettivamente la valore legale se è possibile o no, ma voglio dire, se fanno grande per uno o due casi, non so. Non ho le competenze tecniche per dirvi se è legale o no, quindi prendete queste parole con le pinze. Io so di per certo che se lo fate con periodicità, ci vuole parità IVA, per forza. E la parità IVA è con un codice ATECO di vendita di prodotti online. Un codice ATECO normalissimo. È un metodo che io ho provato a utilizzare uno o due volte e mi ha reso abbastanza. Se però volete dettaglio, farò un video a parte in cui ve lo spiego. Il secondo metodo è ovviamente diventare YouTuber. Perché? Perché di fatto è un lavoro che, se fatto bene, può effettivamente rendere abbastanza. Io purtroppo l'ho sempre visto come una cosa aggiuntiva, come una passione, quindi non l'ho mai, cioè, lo facevo dopo lavoro. Però sono sicuro che se uno ha il tempo, la dedizione, la voglia di fare, ovviamente la passione sicuramente, ha possibilità di ricevere qualcosina indietro. Cioè, sicuramente è molto difficile crescere, però è un metodo che secondo me, se fatto bene, può effettivamente farvi fruttare. Il contro è che sicuramente ci vuole partita IVA. Quello per forza, per Google AdSense ci vuole partita IVA. Se volete però, prima di prendere partita IVA, provare a vedere se riuscite a portarvi qualcosina a casa, dovete fare così. Dovete aprire un canale YouTube, ovviamente raggiungere la soglia minima di iscritti, che sono 1000 iscritti, e
40.000 ore, mi pare, di visualizzazioni negli ultimi 365 giorni, che però non è difficilissimo. Quindi attivare poi la monetizzazione con Google AdSense e dopo aver fatto tutto questo dovrete semplicemente impostare una soglia di pagamento minima di un importo altissimo in modo tale che Google accumuli le vostre entrate nel suo portafoglio virtuale. Una volta che avrete preso partita IVA potrete farvele mandare, quindi di fatto avete un po' questa copertura qua. Perché dovreste pagarci le tasse sopra solo nel momento in cui il reddito di fatto voi lo ricevete. Non è che dovete pagarci le imposte sopra senza aver preso i soldi, perché mi sembrerebbe assurdo. Il terzo metodo è l'affiliate marketing. Come funziona? Il più classico degli esempi è il programma di affiliazione Amazon, quello che utilizzano tutti, e dico tutti, gli youtuber. Ovvero vi mettono il linkettino in descrizione, se voi acquistate quel prodotto lì da quel link lì, loro ricevono una piccola commissione da Amazon. Voi sicuramente non pagherete una cifra superiore a quella del prezzo base di Amazon, ma Amazon provvederà personalmente a dare quella percentuale lì all'influencer. È sicuramente un metodo che, fatto con grandi numeri, può portare davvero una quantità immane di soldi allo youtuber. E voi direte: sì, ma se non mi conosce nessuno, come posso fare affiliate marketing senza avere un minimo una rete? Cioè, se io non ho un sito, se non ho un canale YouTube, come posso fare soldi? Come avrete sicuramente visto, ci sono dei canali Telegram che spammano i linkettini delle offerte. Quindi quello può essere un metodo. E sapete come mai, secondo me, è un buon metodo? Perché di fatto, secondo me, non sono sicuro al 100% perché non sono un avvocato, non studio diritto, non studio giurisprudenza all'università, ma studio economia. Secondo me, non dovrete pagarci le imposte sopra se utilizzerà, perché ci sono due metodi di pagamento. Uno è il bonifico bancario, in questo caso qua dovreste sicuramente pagarci le imposte sopra perché di fatto ricevete un reddito. Ma se attivate la seconda opzione, che è quella di, anziché ricevere un bonifico sulla banca, quella di ricevere dei buoni sconti Amazon, di fatto voi non percepirete reddito. Quindi non sono sicuro al 100% perché non ho le competenze, ma non penso che voi dobbiate pagarci le imposte sopra, perché di fatto non percepite nessun reddito. Avrete sicuramente uno sconto sui prossimi acquisti, però è buono, raga, è buono. Se volete approfondire questo argomento, lasciate un bel like e scrivetemelo nei commenti, che vi farò un video a parte. Proseguiamo con il quarto tipo, che sono i sondaggi online. Il più chiaro degli esempi è Google Opinion Rewards. Questo è ancora una tipologia a parte, perché di fatto questo non può considerarsi nemmeno come un lavorettino, né niente. Sono semplicemente dei soldini che vi entrano qua e là. Se voi scaricate l'applicazione Google Opinion Rewards, che si trova però solo, e dico solo, sui dispositivi Android, quindi su iOS purtroppo non c'è, Google, dopo avervi fatto inserire i vostri dati, quindi data di nascita, luogo di residenza, lingue che sapete, vi manderà ogni circa 10-11 giorni dei sondaggi velocissimi che vi permettono di guadagnare dei piccoli centesimi che potete utilizzare come saldo Google. Quindi potete utilizzare su YouTube, potete utilizzare su Google Play, su Google Play Film, su Google Book. È un piccolo metodo per risparmiare dei soldi. Sicuramente io l'ho inserito perché magari tanti di voi non lo conoscono, però può portarvi qualche centesimino che, risicato qua e là, vi possono portare degli sconti magari su prodotti che acquistate voi abitualmente su Play Store o su YouTube. Ad esempio, so che ci sono alcune persone che guardano i film su YouTube, quindi se utilizzate Google Opinion Rewards potrete, una volta accumulati un po' di soldi, guardarvi film gratuitamente, di fatto, perché utilizzate il saldo Google Play che vi fornisce Google Opinion Rewards, e quindi non spenderete niente. Quindi di fatto non è che è un metodo di guadagno online, ma un metodo per risparmiare online, questo più che tutto. Infatti non lo approfondisco più di tanto perché so che, no, magari non tutti interesserà, però ho deciso di farvelo vedere comunque perché secondo me è un buon metodo per risparmiare qualcosina online. Il quinto metodo che vi voglio spiegare è il peer-to-peer lending, ovvero prestiti tra privati. Ho fatto un video riguardo sulla piattaforma Bondora, che è, a mio avviso, la miglior piattaforma di peer-to-peer lending. Ho fatto un video, quindi se volete vedervelo lo spiego dettagliatamente lì abbastanza come funziona. Vi lascio poi magari il link in descrizione. Vi spiego qua brevemente come funziona. Voi caricate i soldi su Bondora, è una società estone con sede a Tallinn, e lei stessa si occuperà di diversificare gli investimenti prestando dei soldi a privati, ma non solo estoni, magari anche
francesi, tedeschi, di fatto in Europa. E dov'è che sta il guadagno? Che di fatto nel momento in cui voi depositate i soldi, Bondo ora, in teoria, in una situazione economica normale, quindi non è garantito al 100%, perché negli investimenti non è mai garantito nulla al 100%, vi garantisce, tra molte virgolette, un rendimento del 6,75% annuo. E questo come fa a farlo? Semplicemente perché quei soldi lì che voi gli date, lei li presta ad altri soggetti guadagnandoci più del 6,75%, e quindi su quel gap di fatto ci guadagna. Tutto qua. Ed è uno dei metodi di investimento che utilizzo io. Se però volete approfondire, vi lascio comunque il link in descrizione del video, che secondo me è fatto abbastanza bene, vi spiega anche se vi conviene investire ora che siamo in una situazione di crisi economica assurda dovuta al coronavirus, perché di fatto l'economia si è bloccata per 2 mesi e mezzo per ora e c'è il rischio che continui. Quindi io vi consiglio di guardare quel video lì per decidere se investire o no. L'ultimo metodo di guadagno online che vi posso suggerire è quello del crowdfunding immobiliare. Cosa significa? Cioè, voi mi direte, ma non so l'inglese. Studialo. No, scherzo, raga. Crowdfunding immobiliare significa semplicemente che voi prestate dei soldi in delle raccolte fondi per finanziare dei progetti immobiliari. Voi di fatto state semplicemente imprestando dei soldi a delle aziende nel campo dell'edilizia che costruiscono case, appartamenti, hotel che una volta finito il progetto verranno o affittate o vendute. Vi offrono ovviamente un rendimento, perché se no nessuno investirebbe. Ci sono diverse piattaforme, io vi consiglio le tre che conosco io, che sono secondo me a livello di garanzie le migliori, che sono Rendimento Etico, Trusters e Recrowd, che sono tutte e tre piattaforme italiane, se non erro. Non sono sicuro per Trusters, ma le altre due sono piattaforme italiane. Non sono sicuro al 100%, quindi prendetelo con le pinze. E dico che sono, giustamente faccio riferimento al fatto che sono italiane, perché offrono sicuramente maggiori garanzie, perché sono molto più regolamentate. Non potete pensare che investire in Estonia sia come investire in Italia, perché di fatto sono il mercato estone è molto meno regolamentato di quello italiano. Se però volete dei video a riguardo, soprattutto su queste tre piattaforme qua, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, che io ci farò dei video molto dettagliati a riguardo. Ovviamente per quanto riguarda le ultime due categorie, che sono il peer-to-peer lending e il crowdfunding immobiliare, dovrete sicuramente pagarci le imposte sopra, ma non dovrete avere partita IVA, perché di fatto sono redditi da capitale e redditi da investimenti, quindi dovrete pagarci il 26% sopra, dovete pagare il 26% degli interessi, ma non è che vi serve partita IVA, semplicemente investite come persona fisica e finisce qua. Ci tengo a precisare che ho fatto questo video qua semplicemente per farvi vedere quali sono secondo me i migliori metodi per guadagnare online, più il metodo bonus che era i sondaggi online come Google Opinion Rewards. Però io li ho utilizzati praticamente tutti, faccio anche lo youtuber, quindi di fatto ho delle piccole entrate anche qua da YouTube, e so che sono dei metodi validi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se conoscete qualche altro metodo per guadagnare online, così magari può essere utile anche ad altre persone nei commenti. Fatemi sapere anche chi utilizza almeno uno di questi metodi qua, se sì, quale e cosa ne pensate. Spero inoltre che questo video vi sia piaciuto e vi invito a lasciare un bel like, un commentino e niente, raga, a condividere il video ai vostri amici. Bella ragazzuoli!